E sono partiti questa mattina alle 8 dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie i maratoneti della polisportiva di San Giovanni Rotondo, diretti in staffetta a Pietrelcina per portare un messaggio di pace e speranza, ripercorrendo alcuni luoghi toccati da San Pio. Dopo la benedizione di Fraldo Broccato e i circa 20 maratoneti si sono incamminati per affrontare il lungo percorso che li vedrà arrivare a Pietrelcina questo pomeriggio alle 18 circa. Ai nostri microfoni il presidente della polisportiva San Giovannese, Giuseppe Merla, ci spiega il senso di questa iniziativa. L'iniziativa è già nata un po' di anni fa per, diciamo, come staffetta della pace, per comunque riproporre proprio questo percorso che fece Padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. E dopo tanti anni, visto che sarà persa questa iniziativa, vogliamo, diciamo, oggi riprenderla con questa nuova associazione, la LSD Polisportiva San Giovannese. Fino a Pietrelcina saranno circa 190 km. Faremo chiaramente la staffetta, siamo 15-16 associati. Il messaggio è sempre il solito, diciamo, l'accoglienza, la pace, contro le guerre nel mondo e per cercare, insomma, di avere una qualità della vita comunque migliore. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo con fiducia Dio, principio e termine di tutte le nostre vie, dicendo: veglia Signore sul nostro cammino. Veglia Signore sul nostro cammino. Ci benedica Dio, onnipotente Padre. Andate in pace.